Il discorso di cantina giardino è effettivamente anomalo, Dove devi mangiare? perché sai, fare un'azienda che valorizzi i Mamma, vitigni autoctoni, il territorio, e poi non essendo proprietaria dei vigneti, insomma, sembra più un discorso industriale di marketing che non di effettivamente di qualcosa legato al territorio. Però noi, per quanto riguarda i nostri vigneti, sono tutti vigneti storici, nel senso che hanno minimo dai 40 ai 100 anni di età. E quindi sono condotti solo da persone che vivono facendo viticoltura, e il vigneto più giovane ha 40 anni e la nostra viticoltrice ha 82 anni, che sarebbe il vigneto del Greco. Poi, per quanto riguarda i rossi, andiamo dal 37, che è il vigneto più giovane, impiantato nel 1937, a vigneti impiantati subito dopo la fillossera nel 1920, 1920-1915 più o meno. E questo, diciamo, è stato il nostro progetto iniziale, era quello di salvaguardare questo patrimonio ampelografico, perché in Irpinia all'inizio degli anni, dal 95 in poi, inizio degli anni 90, c'è stata una stagione di devastazione ampelografica, nel senso che sono estirpati i vigneti ritenuti ormai non più produttivi, non più, diciamo, consoni alla viticoltura moderna, e quindi si è iniziato a impiantare a raffica vigneti con cloni selezionati da Rauscedo, che è il vivaista più grande in Italia, e questi tre cloni erano stati selezionati in una zona non caratteristica dell'Aglianico di Irpinia. Quindi, diciamo, tutti i vigneti che attualmente hanno 15-20 anni comunque non rappresentano effettivamente l'Aglianico del territorio. Oggi, diciamo, il discorso è completamente cambiato, cioè Cantina Giardino è effettivamente diventata una realtà. Questi discorsi che noi facevamo e tuttora facciamo sono diventati dei discorsi talmente seri che anche l'università, le istituzioni, insomma, si sono accorti che questo patrimonio deve essere valorizzato. Facciamo un sacco di collaborazione tra enti di ricerca, la Regione Campania, insomma, oggi il discorso è completamente capovolto. Però nel 2000, quando abbiamo iniziato a fare questi discorsi, ci prendevano tutti quanti per scemi. Cioè, produrre vino da vigne vecchie per fare qualità, cioè, è impossibile, è impensabile. Qualcosa effettivamente nel sociale l'abbiamo fatto, a parte dare reddito a persone che vivono di viticoltura, e penso che questo, diciamo, non viene mai sottolineato, per noi, diciamo, è un punto fondamentale. Cioè, noi oggi, con Cantina Giardino, diamo la possibilità a delle persone di vivere di viticoltura facendo reddito dalla viticoltura, non producendo bottiglie, quindi non. Cioè, il Cantina Giardino si accolla tutto il rischio della produzione e tutta la parte burocratica, che è un casino, che è gestire più viticoltori, più teste, più. Però proprio per evitare l'estirpo di queste vigne, perché il nostro scopo era quello. E oggi effettivamente ci fa piacere che questo discorso sia diventato molto più, diciamo, abbia un discorso, sia diventato molto più sensibile verso il pubblico. Abbiamo creato una sensibilità che prima non esisteva.